Buongiorno a tutti, oggi è il 18 giugno 2021 e sono le 10 e 15 minuti. Attestiamo la presenza dei consiglieri e l'autorizzazione alla registrazione. Presidente Evola? Assente. Vicepresidente Mineo? Buongiorno, sono presente, presto il consenso alla registrazione. Consigliere Forello? Assente. Consigliere Ghignini? Assente. Consigliere Sala? Assente. Consigliere Arrini? Buongiorno a tutti, presente del consenso per la registrazione. Consigliere Ferrandelli. Sono presente, buongiorno, autorizza la registrazione. Prego, Presidente. Buongiorno colleghi. In apertura di questa seduta, io vorrei che la segreteria mi facesse un riepilogo anche, diciamo, a tutela dei colleghi e per tutti i componenti della commissione di quelli che sono gli impegni e il calendario delle cose da fare che abbiamo già fissato o che rimangono da fissare, perché poi ho un paio di comunicazioni da fare. Allora, Presidente, noi abbiamo inoltrato un invito all'assessore alle attività produttive per l'ultima delibera che è pervenuta in commissione, quella relativa alla semplificazione delle procedure di rilascio delle concessioni per le attività di somministrazione. Integrazione al regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 2020. Avevamo dato come giorni, su indicazioni della Presidente, il giorno di ieri o di lunedì, ma ancora non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Dopodiché, come audizioni, non abbiamo nulla in calendario. Va bene, eventualmente sentiremo l'assessore Martorana, alla quale chiederemo di intervenire in commissione nei prossimi giorni. Noi dobbiamo a questo punto, secondo me, secondo quelli che sono anche stati i lavori del Consiglio Comunale, iniziare a discutere di quelle che sono le questioni relative al PEFTARI. Detto ciò, però, se i colleghi hanno qualche comunicazione che riguarda i lavori della commissione da sottoporci, siamo ovviamente, sono qui ad ascoltare se ci sono delle comunicazioni, altrimenti chiederei alla segreteria di dare lettura della presa d'atto che è arrivata sul PEFTARI. Inoltre vorrei ricordare che io avevo chiesto tempo fa un'audizione dell'assessore Martorana sulla questione dei mercati, perché lei si è insediata già da diverso tempo, ma non abbiamo contezza su quello che sta facendo sia sull'ordinario che su tutto il resto sui mercati, che come sappiamo sono sempre un polmone produttivo molto importante della nostra città e che però hanno. Presidente, non la sentiamo più. Di crisi. Mi Ah. È sentite? saltato un pezzo di audio. Adesso sì, ma prima no. E quindi diciamo questo io, se voi siete d'accordo, chiederò all'assessore Martorana di intervenire in commissione anche per discutere dei mercati. Se ci sono delle comunicazioni da parte dei colleghi della commissione, le diamo spazio adesso. Prego, collega. Sì, no, Presidente Mineo, io devo dire con molta sincerità, io so che la collega Evola è sempre molto attenta e molto puntuale, cioè non me la sento, io sono uno che non le risparmia le invettive politiche, ma devo dire che nei comportamenti dimostra comunque di essere una persona affidabile col senso delle istituzioni e della partecipazione. Poi possiamo in alcune occasioni divergere rispetto ai contenuti. Ma di certo non posso dire che la Presidente è una Presidente disattenta ai propri impegni istituzionali. E anche durante questo anno, che è stato un anno che l'ha vista impegnata con l'attività scolastica, ha dimostrato comunque di riuscire a tenere ugualmente il ruolo e di essere presente e di tenerci molto all'attività istituzionale. Io su questo non mi sento di dover rimproverare nulla, però
Presidente Mineo, cioè, l'abbiamo sottolineato in più di un'occasione e io su questo mi auguro di poter trovare la condivisione anche della collega Rini, che oggi è qui presente. Ci troviamo in una commissione che deve affrontare atti determinanti per la vita del Consiglio, arrivano da noi i piani finanziari, arrivano da noi i bilanci, arrivano da noi i debiti fuori bilancio, per cui che quantomeno la Commissione sia nel plenum per poter lavorare, credo sia interesse di tutti. Io ho molta stima anche del collega Sala e sono contento che sia stato lui l'agnello sacrificale in termini di assessorato, perché sebbene la sua azione amministrativa sarà pressoché ininfluente vista l'andazzo amministrativo della giunta di cui fa parte, comunque c'è là un competente, un volenteroso, una persona sicuramente per bene. Ora però lui non partecipa più alle sedute di commissione, non so da quanto. Il plenum è importante, l'equilibrio è cambiato e guardi, ieri sono stato ospite di una nota trasmissione televisiva, anche il collega Chinnici ormai si attesta su posizioni che lo vedono fortemente in contrapposizione rispetto all'attività della commissione di cui lui stesso fa parte. E quindi è chiaro che ormai c'è uno squilibrio rispetto alle responsabilità dei compiti all'interno di questa amministrazione e che troppo spesso sia lei che io, che anche il collega Forello, dobbiamo far buon viso a cattivo gioco per amore dei nostri concittadini e magari lasciare le sedute. Io questo lo dico affinché sia verbalizzato. Non è che a me piace a volte essere presente per mezz'ora, 40 minuti, quando magari vorrà restare per poter votare tutti i debiti fuori bilancio, ma capisco bene che stando così i numeri, qualora diciamo ci fosse la mia presenza e il mio voto, molti dei debiti fuori bilancio che originano da una sentenza passata in giudicato di un giudice che riconosce ad un cittadino le ragioni di un torto subito, qualora diciamo io non garantissi diciamo il numero legale o che venga fra virgolette con la mia assenza votato un debito, non avrebbero sicuramente diciamo ragione rispetto al torto che hanno subito la nostra amministrazione. Quindi abbandono silenziosamente i lavori, mi rendo poco presente, consento così di avere il plenum. Non mi piace, cioè lo faccio, poi magari diciamo non mi disconnetto e poi seguo le sedute e le registrazioni che vengono fatte dopo per vedere come sono andate, o le seguo attentamente dai verbali successivi e su alcuni mi devo astenere perché non ho potuto tenere presenza a tutta la seduta. Ora c'è un tema istituzionale di cui io ho investito la presidenza. Buongiorno, scusa Fabrizio, sono presente al consetto della registrazione, sono Forello. E adesso l'arrivo di Ugo rafforza ancora di più il senso del ragionamento che io le sto facendo, Presidente, perché se noi guardiamo la seduta di oggi, siamo presenti io, lei, il collega Forello e la collega Rini. Se oggi dovessimo votare una delibera importante, come può capitare, per la vita amministrativa della città, seppure il parere, lo comprendo, non è vincolante per il Consiglio, deve essere espresso, come verrebbe espresso oggi? In maniera negativa. È possibile che le opposizioni debbano fare, oggi ripeto, c'è l'incidente, c'è l'occasione che la collega Evola, che è sempre presente e attiva, non può essere presente, ma anche qualora fosse presente la collega Evola e oggi dovessimo votare i debiti fuori bilancio, chi deve uscire dall'aula fra me, lei e Forello per consentire alla collega Evola e alla collega Rini di poter essere in maggioranza? Quindi io ritengo che la sostituzione del collega Sala sia un atto dovuto alla vita politica di questa amministrazione, perché veramente, cioè, facciamo fatica ogni giorno, noi ci sentiamo fra di noi, collega, e ci confrontiamo sull'opportunità di collegarci o meno. Quanto deve durare questa cosa? Cioè, se lei non fosse più disponibile a presiedere i lavori di questa commissione, perché chiaramente noi
non condividiamo l'andazzo, non condividiamo spesso anche il piano dei lavori che viene dato dall'amministrazione e individuiamo altre priorità rispetto che a queste. E quindi diciamo non condividiamo spesso il calendario dei lavori che la Giunta ci pone o la tempistica. Mi creda, io sto parlando con buon senso, collega mio, collega Forello, collega Rini. Ma io guardi, non l'ho interrotta, la sto ascoltando attentamente. Cioè, lo sto facendo con cuore aperto, non voglio essere polemico, anche il mio tono, lei mi conosce, lo sa quando io sono polemico, ostruzionismo, sì, o faccio ostruzionismo, oppure... Cioè qua ho voglia veramente di... per quanto mi riguarda, di concludere questa esperienza amministrativa, ma comprendo che non ci sono le condizioni politiche generali, indipendentemente dalla mia volontà e di altri, per poterne determinare una conclusione anticipata. Avremo probabilmente qualche mese. Come lo affrontiamo questo mese? Cioè, come lo dobbiamo affrontare? Con che spirito? Cioè, quantomeno il cambio del collega Sala in commissione deve pervenire. Cioè, lo dico con sincerità, collega mio, perché quantomeno si dà una presenza della maggioranza e si va avanti. Cioè, qui le sedute le garantiamo sempre noi. Siamo riuniti da circa 15 minuti. Grazie al fatto che ci siamo io, lei e Forello, ovviamente la preziosa collega Rini, alla quale va il mio ringraziamento, neanche nei giorni difficili della maternità acquisita si è sottratta al suo compito. Però io credo che lei debba prendere il toro per le corna e chiedere anche alla conferenza dei capigruppi una rideterminazione. Collega, io ho ascoltato attentamente e lei immagini l'imbarazzo che provo certe volte io, facendo il presidente, il vicepresidente di minoranza, di una minoranza che ormai è maggioranza dentro la commissione. E il nostro senso del dovere e la responsabilità ci ha portato spessissimo a portare avanti i lavori, a far sì che gli atti che devono andare in consiglio, anche i debiti, come ricordava lei, venissero approvati e importanti audizioni potessero tenersi. Quindi non posso che condividere il punto di vista suo, che peraltro sarà stato esternato più volte, e anche da altri colleghi. Lo faccio mio e ne vorrò parlare il prima possibile anche con gli altri colleghi della commissione. Detto ciò, se ci sono altre comunicazioni le facciamo adesso, oppure leggiamo questa presa d'atto che è arrivata sul Beftari. No, è solo per dire, solo per dire, no, scusami, un po' male. Sì, solo per dire che mi associo alle vostre considerazioni. Sono state fatte anche qualche settimana fa, proprio all'attenzione, sono state portate all'attenzione del presidente della commissione. Io però ritengo, colleghi della minoranza, che se noi vogliamo che cambi qualcosa, a questo punto dobbiamo fare capire che gli equilibri nella commissione sono cambiati, e forse magari quando inizieranno ad arrivare dei pareri non positivi su alcuni atti importanti, probabilmente quello che è rimasto della maggioranza comprenderà che tenere Toni Sala in commissione non ha senso, perché Toni Sala fa l'assessore. Io ho detto poc'anzi, prima della registrazione, ovviamente perché sono questioni strettamente personali, che io mancherò per circa un mese. Quindi poi si dovrà fare i conti anche col fatto che per un po', perché no, non è possibile che ogni mattina ci vediamo io e qualcun altro per aprire i lavori. Insomma, dobbiamo essere un attimino anche comprendere che questo è un organismo che deve per forza funzionare, e che noi, peraltro io lo dico con l'amarezza di chi è stato tacciato a mezzo stampa da parte del primo cittadino di inefficienza, di inconcludenza, invece siamo sempre i primi essere sul pezzo, a lavorare su tutto. Comunque, queste sono considerazioni che non mi oltre a darmi fastidio non sortiscono altro effetto. Detto ciò, chiedo alla segreteria, ha ascoltato le sue considerazioni e le apprezzo, insomma, oltre che a condividerle. Ci dobbiamo attivare per far sì che, insomma,
si mettano a posto i numeri in questa commissione. Anche perché è vero che è stato detto che l'urbanistica è sempre un esempio, fisiologicamente è ormai da tempo sbilanciata, però evidentemente continua a funzionare, non ci sono problemi. Chiedo alla segreteria di leggere questo atto, così poi procediamo con i lavori. Prego. Presidente, non si sente più, o sono io che non sento? Io ho chiesto alla segreteria di dare lettura. Prego, Vedete, lo sto condividendo. prego. Nel frattempo, collega Mineo, posso affrontare un altro tema nelle comunicazioni? Certo. Noi da anni, è un tema finanziario, da anni intratteniamo come Amat un rapporto con cooperative che si occupano dei rapporti di polizia all'interno di Amat. Negli anni questa vicenda è sempre stata seguita, poi sulla base della gara e sulla base delle offerte economiche, queste cooperative hanno cambiato, diciamo, compagine, ci sono stati subentri, però sempre con l'impegno di mantenere il personale che già era in carico presso la precedente cooperativa, il che ha portato negli anni, ormai sono veramente decenni, direi, ha portato questi lavoratori di cooperative di pulizia a pulire i mezzi dell'Amat e seppur, diciamo, si siano susseguite nel tempo diverse cooperative. Ogni tot, non si comprende per quale motivo, l'Amat dimostra sempre di voler internalizzare i servizi, di volerli dare. Internalizzare non possono, di volerlo dare alla Reset piuttosto che altri, creando dei seri problemi sui livelli occupazionali ormai acquisiti nei rapporti da diversi anni con soggetti che comunque stanno garantendo dignitosamente e decentemente un servizio. Che poi gli autobus non passino è un conto, ma che vengano puliti e igienizzati sicuramente è un altro. E io comprendo che questa cosa avvenga regolarmente per consentire una distrazione, la dico così, mi si faccia passare il termine, di una quota destinata a queste cooperative al nuovo contratto di servizio mai della Reset, il cui personale non riesce già a garantire servizi invece ordinari e di cui, diciamo, potremmo discutere a lungo, quindi non credo che un sovraccarico di servizi possa garantire, diciamo, l'efficienza. Su questa cosa c'è una vertenza in atto, su questa cosa c'è una vertenza in atto, se ne sta parlando. In questo momento una delegazione sta per essere ricevuta a Palazzo delle Aquile, probabilmente dal dottore Bellia. Io vorrei che noi su questo pianificassimo una seduta di commissione alla presenza dell'amministrazione dell'Amat, per dare una mano al buon esito della gestione. Quindi la prego di calendarizzare i lavori. Sì, questa è una cosa molto importante che dobbiamo calendarizzare prima possibile. Leggiamo questo peftari e individuiamo un giorno nella prossima settimana per tenere questa audizione. Grazie, collega. Prego, segreteria. Allora, presa d'atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazioni in merito al conguaglio. Premesso che l'articolo 107,5 del decreto legge 18 del 2020, convertito in legge numero 27 del 2020, ha disposto che i comuni possono, in deroga all'articolo 1,654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, numero 147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispondente
prospettiva adottata per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrenza dal 2021. Il Comune, con provvedimento del Consiglio Comunale numero 26 del 29 aprile 2020, ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto Legge 18-2020 e di conseguenza di dare mandato alla Giunta Municipale di approvare le stesse tariffe applicate nell'anno 2019, anche per l'anno 2020. Di rivedere il PEF Tari 2020. Sotto il profilo della competenza funzionale alla proposizione della presente deliberazione, il vigente RUS nulla dispone, sicché valga la direttiva adottata dal segretario generale con la nota PROT 216546 del 19 marzo 2021, alla quale ha fatto seguito la disposizione reiterata di cui all'email del 1 aprile 2021. Considerato che con nota PROT 000-6935 del 28 luglio 2020, allegato 2, la SRR nella qualità di ente territorialmente competente ha trasmesso il PEF 2020 con le proprie valutazioni, unitamente al verbale di validazione sulla base del PEF grezzo predisposto dal soggetto gestore nella versione del 21-12-2020, inoltrato con protocollo nota numero 001-003-1005 gennaio del 2020 del 21-12-2020, allegato 3. La detta versione del PEF, che restituiva un valore della tariffa pari a complessivi euro 162.978.466, è stato oggetto di richieste di integrazioni e rettifiche, come risulta al verbale della videoconferenza del 29 gennaio 2021, in seno alla quale è stato tra l'altro evidenziata la necessità che occorre individuare un percorso amministrativo che consenta di conseguire l'obiettivo del giusto contemperamento e l'esigenza di garantire per il 2020 il pieno equilibrio economico del bilancio di RAP S.p.A. e di quella di ridurre l'incremento della pressione tributaria, specie nell'attuale contesto di gravissima crisi determinata dalla pandemia. Con nota PROT 001-006-397 del gennaio 2021 e dell'8 marzo 2021, la RAP ha trasmesso una nuova versione del PEF. Con nota PROT 00-1886 del 19 marzo 2021, la SRR ha trasmesso la relazione di validazione del PEF 2020 nella versione predisposta dalla RAP in data 8 marzo 2021, che restituiva un valore della tariffa pari a 157.850.251. Con nota 224877 del 23/3/2021 è stata formulata una richiesta di chiarimenti in ordine alla quantificazione dell'IVA sul corrispettivo dovuto al RAP, nonché in ordine alla detrazione di cui al paragrafo 4.1 della determina ARERA numero 2 RIF 2020, che a seguito dei riscontri forniti dai competenti uffici dell'amministrazione, i dati inseriti nel PEF sono stati ulteriormente modificati e trasmessi dalla SRR con nota PROT 000-2242 del 1 aprile 2021. Dato atto che il totale dei costi ammessi nel piano economico e finanziario 2020 relativo al Comune di Palermo validato dalla SRR, da ultimo con la citata nota, è pari a 153.796.841, mentre l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2019 applicate in deroga anche per l'anno 2020, definiti con il piano economico finanziario 2019, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale 146 del 31 marzo 2019, era pari ad euro 128.262.496,27. Al PEF Tari 2020,
validato dalla SRR, occorre aggiungere quale ulteriore voce di costo l'importo del minor gettito derivante dalla riduzione prevista all'articolo 1,659 della legge 147/2013, così come disciplinate dall'articolo 10 del regolamento di applicazione della TARI, approvato con modificazioni con deliberazione di Consiglio Comunale 145 del 25 settembre 2020, pare ad euro 959.590,73, di cui 480.245,47 quale componente parte fissa e 479.345,26 quale componente di parte variabile. Sicché il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2020 è pari ad euro 154.756.431,73 euro. Il conguaglio tra i costi risultanti al PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 è pari ad euro 26.493.934,46 euro. Ritenuto di dare ulteriore atto che nei piani economici finanziari 2021-23 dovrà essere previsto l'inserimento tra le entrate tariffarie di cui al comma 22 del MIT-TR delle quote RCU determinata dal conguaglio relativo alla differenza fra costi del PEF 2020 e costi sottostanti alle tariffe 2019 applicate in deroga, per quanto disposto all'articolo 107 del decreto legislativo 18 del 2020, per una quota pari a 831.311,82 euro per il 2021, 8.831.311,82 euro per il 2022 e 8.831.311,82 per il 2023. L'articolo 1,527 della legge 205/17 ha attribuito all'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti ARERA, come peraltro la stessa disciplinata con delibera 443 del 2019 su modifiche e integrazioni, le funzioni di regolazione e controllo nonché la competenza ad approvare definitivamente il predetto PEF TARI 2020, preventivamente validato dalla SRR nella qualità di ente territorialmente competente. Ritenuta ai sensi della legge regionale 4891 e sue modifiche e integrazioni la competenza del Consiglio Comunale adottare il presente provvedimento, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati, propone di prendere atto della predisposizione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 del Comune di Palermo, validato dalla SRR nella qualità di ente territorialmente competente, trasmesso con nota 002242 del 1 aprile 2021, che quantifica da ultimo in euro 153.796.841 l'importo della tariffa finale, di cui 51.985.440 quale componente variabile e 101.811.401 quale componente fissa. Di prendere atto che al PEF TARI 2020 validato dalla SRR occorre aggiungere quale ulteriore voce di costo l'importo del minor gettito derivante dalla riduzione prevista all'articolo 1,659 della legge 147/2013, così come disciplinato dall'articolo 10 del regolamento di applicazione della TARI, approvato con modificazioni con deliberazione di Consiglio Comunale 145 del 25 settembre 2020, pari ad euro 959.590,73, di cui 480.245 euro quale componente di parte fissa ed euro 479.345,26 quale componente di parte variabile. Sicché il costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2020 è pari a 754.751,73 euro. Di prendere atto che l'ammontare dei costi sottostanti alle tariffe all'utenza dell'anno 2019 applicate in deroga anche per l'anno 2020, definiti con il piano economico finanziario 2019 e approvati con delibera di consiglio 146, cioè è pari ad euro 128.262.496,27.
di prendere atto che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 è pari ad euro 26.493.935,46. Di prendere atto che l'articolo 1,527 della legge 205 del 2017, attribuito all'autorità di regolazione per l'energia, reti, ambiente, ARERA, come peraltro la stessa disciplinato, con deliberazione 443/2019 su modifiche e integrazioni, le funzioni di regolazione e controllo, nonché la competenza all'approvazione definitiva del predetto PEF TARI 2020, preventivamente validato dalla SRR nella qualità di ente territorialmente competente, di disporre che il conguaglio di euro 26.493.935,46, che costituisce la differenza di costo del servizio rispetto alle tariffe 2019 applicate per l'anno 2020, sarà computato tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MIT-R, mediante l'inserimento dello stesso nei piani economici finanziari 2021-23, per quanto disposto all'articolo 107 del decreto legislativo numero 18 del 2020, con le seguenti quote, che le avevamo già ripetute, 8.831.311,82 per gli anni 2021, 22 e 23. Questo è il deliberato. Il dirigente coordinatore del settore esprime parere ai sensi e agli effetti dell'articolo, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. Presidente, chiedo di metterlo ai voti. Mi sente, Presidente Mineo? Io sono dell'idea che questo è un atto che va ulteriormente approfondito, perché ho letto delle cifre che, francamente, così come il collega Forello aveva ampiamente anticipato, in passato sono clamorosamente più alte rispetto al passato. Ci sono tutta una serie di cose che vanno approfondite, quindi io vorrei, visto e considerato che su questo atto è un atto che nel futuro, il PEF TARI è un atto che nel futuro immediato ci troviamo a trattare, io vorrei a questo punto, non so se abbiamo fatto audizioni già con gli uffici di su questo atto. Siccome lei è una persona corretta, Presidente, io lo capisco perché dice così, e io siccome voglio essere scorretto, vorrei dimostrare a qualcuno che forse se noi lo votiamo, lo bocciamo. Perché forse fino a quando non io si però crea vorrei problema. Aggiungere una cosa rispetto a quello che ci siamo detti oggi, ho lasciato un po', ascoltato un po' tutti, però sinceramente dico, condivido in parte quello che è stato detto, perché a volte è vero che ci sono difficoltà, è oggettivo, ci sono difficoltà di numero, per fortuna in questo il consigliere Forello spesso ci viene anche incontro in maniera abbastanza ragionevole, però dico, ci sono anche delle volte in cui, ad esempio come ieri, la seduta è andata deserta e c'eravamo soltanto io e il Presidente. Quindi ci sono anche delle volte in cui anche noi siamo presenti, però mancano componenti della minoranza. Ora, rispetto a un atto così importante, non è soltanto un discorso di correttezza, penso che sia anche un discorso giusto, è importante il fatto di approfondire, non, al di là dei numeri che ci possono essere o no, un atto così importante. Quindi io sinceramente mi trovo... Io non mi oppongo, ma spero che il messaggio arrivi forte e chiaro a chi deve arrivare. Chiaro, sì. Le chiedo la votazione del verbale a questo punto, Presidente. Sì, buongiorno a tutti. Procediamo alla chiusura della... Procediamo alla lettura del verbale, così... No, solo per dire una cosa, scusate colleghi, sono Forello. Solo per dire che, se si ricorda, consigliere Mineo, ahimè, un inizio di confronto con l'amministrazione attiva e con gli uffici di questo... Sì, ora che lei me lo dice lo ricordo. Era iniziato, solo che poi, se lei si ricorda, l'assessore aveva iniziato a fare la storia di 10 anni di rifiuti a Palermo e di come le cose potessero da qui al brevissimo periodo trasformarsi e rivoluzionarsi, come se non era lui che già da 8 anni quasi senza soluzione di continuità si occupa dei rifiuti nella città di Palermo. Detto questo, purtroppo noi potremmo fare gli incontri, ma come le dicevo prima e lo rivoglio mettere a verbale, io trovo molto preoccupante non solo questo aumento di tari previsto,
nel PEF 2020 per il 2021-2022-2023, che è di circa 9 milioni di euro per ciascun anno. Ma io trovo molto grave, molto pericoloso, e quindi non accettabile. C'è qualcuno che ancora... ha il microfono aperto, collega Forelli. Sento bene, c'è qualcuno col microfono aperto. C'è qualcuno che parla... ok, ora vediamo di... le dicevo, trovo molto molto, diciamo, da questo punto di vista sconcertante il fatto che noi ad oggi, già con la prima rata pagata del 2021, non siamo nelle condizioni di sapere l'ammontare preciso del PEF Tari per il 2021. Quindi siccome per il 2021 è previsto anche il rincaro che dovrebbe subito e indirettamente diciamo riverberarsi sul PEF del 2000, sulle tariffe del 2021, io trovo sconcertante che ancora ad oggi si navighi al buio. Ho detto già all'amministrazione attiva che secondo me mai il Consiglio Comunale potrebbe votare queste tariffe se non sa cosa succede anche nel 2021, perché altrimenti i maxi rincari, vi ricordo che già i 9 milioni di euro di rincaro del PEF Tari 2020 diciamo applicato al 2021 verrà applicato esclusivamente nella seconda e ultima tranche, cioè nel conguaglio che si paga settembre-ottobre. Ma questo conguaglio potrebbe essere ulteriormente aumentato appunto delle cosiddette spese, degli extra costi del 2021, che sappiamo per certo inizieranno da giugno di quest'anno, quindi sono iniziate, fino a fine anno. Il fatto che si continui a non avere la possibilità di sapere prima cosa succede è una circostanza che io trovo sconcertante, ed è uno dei principali delle principali colpe di questa amministrazione attiva, che ci ha sempre fatto approvare atti o d'urgenza o senza sapere quali sarebbero stati ulteriori futuri aumenti rispetto a vicenda. Ecco perché io ve lo dico, io scriverei di nuovo all'assessore Marino, all'assessore competente, dicendogli, come ha fatto anche il Presidente del Consiglio Comunale, dicendogli, caro assessore, noi questo atto siamo pronti ad affrontarlo, ma dobbiamo avere chiara la situazione completa del 2021, quindi ci saranno ulteriori aumenti e se sì quanto saranno, perché noi dobbiamo decidere se è tutto ciò sopportabile dei cittadini palermitani e anche, mi permetto di dire, dei consiglieri che dovrebbero votarli questi aumenti oppure no. Sono d'accordo con lei, collega. Allora, noi ci sentiamo per poi eventualmente scrivere una missiva all'assessore Marino. Detto ciò, mettiamo in votazione, leggiamo il verbale così poi lo mettiamo in votazione. Sì. Allora, Presidente. Il Presidente Mineo apre la seduta e chiede quali sono gli impegni della Commissione per la prossima settimana. La segreteria informa di aver chiesto la disponibilità dell'assessore Martorana per approfondire la proposta avente ad oggetto semplificazione delle procedure di rilascio delle concessioni per attività di somministrazione e integrazione al regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 2020, ma ancora ad oggi non ha avuto il riscontro. Il Presidente propone di esaminare e leggere la proposta di deliberazione avente ad oggetto presa d'atto PEF rifiuti anno 2020 e determinazioni in merito al conguaglio, e chiede alla segreteria di condividerlo in video. Il Presidente ricorda che aveva chiesto di effettuare un'audizione sui mercati con l'assessora Martorana ed evidenzia che chiederà l'intervento dell'assessore anche su tale argomento. Il consigliere Ferrandelli evidenzia l'attenzione della Presidenta Saevola sull'attività istituzionale della Commissione, ma ribadisce ancora una volta che la Commissione deve approvare atti determinanti per la vita del Consiglio Comunale, ma è necessario che abbia il plenum. Ritiene importantissimo, visti i nuovi equilibri della Commissione, risolvere il problema, e perché non si può pensare che l'opposizione debba abbandonare i lavori di Commissione o non si possa raggiungere il numero legale. Oggi di fatto, se si dovesse approvare una proposta, il parere sarebbe non favorevole, perché è presente solo nella maggioranza la collega Arrini. Pertanto ribadisce la necessità di sostituire il consigliere Sala in commissione e ritiene che sia
un dovere politico. Il presidente Mineo concorda e ritiene che il senso del dovere della minoranza ha portato anche all'approvazione dei debiti fuori bilancio. Il consigliere Forello si associa alle considerazioni fatte dal presidente Mineo e dal consigliere Ferrandelli, ma ritiene che bisogna essere molto chiari. Il presidente ritiene che bisogna comprendere che la commissione deve funzionare e condivide e apprezza quanto detto dal consigliere Forello. Chiede alla segreteria appunto la condivisione dell'atto in video. Il consigliere Ferrandelli rappresenta che che l'AMAT si occupa delle pulizie dei mezzi attraverso una delle cooperative e spesso decide di dare dare a Reset tale servizio creando grossi problemi a livello occupazionale. Pensa che come Lore, scusa, Lore, puoi ripetere? Eventualmente mi aiuti, perché io questo l'ho capito, ho avuto difficoltà a scriverlo. Allora il tema è che il servizio di pulizia dell'AMAT viene curato da... Allora sì, è così, il servizio di pulizia dei mezzi dell'AMAT viene svolto da cooperative che si susseguono negli anni mantenendo i livelli occupazionali del personale, punto. Cioè questo è il tema. Ad oggi, e poi continuiamo. Sì. I livelli. Ok, occupazionali. Ma oggi l'AMAT spesso tende a decidere di dare al Reset tale servizio, grande o grossi problemi a livello occupazionale, e pensa che l'obiettivo è quello di distrarre verso il Reset una parte di... In atto sull'argomento c'è una avvertenza, ritiene importante pianificare una riunione sull'argomento al fine di garantirne il buon esito. Il presidente ritiene che tale atto debba essere approfondito. Il consigliere Ferrandelli ritiene che l'atto oggetto della lettura della segreteria deve essere messo ai voti, e oggi se fosse messo ai voti oggi avrebbe un parere non favorevole. Il consigliere Arrini ritiene importante che l'atto venga approfondito. Il consigliere Forello evidenzia che il confronto con l'amministrazione attiva è stato iniziato e ricorda com'è finita la seduta, ribadisce che grave e molto pericoloso, e che oggi con la prima rata pagata nel 2021 e non si sa per quanto si deve pagare per il 2021. Ritiene che queste tariffe, senza conoscere quanto si pagherà nel 2021, potranno essere approvate. L'atto da giugno ci saranno dei conguagli fino a fine anno. Ritiene necessario scrivere l'assessore al tavolo per capire se ci saranno degli eventi e se ci saranno conoscere l'entità. Il presidente Mineo chiede alla segreteria di leggere il verbale della seduta odierna. Io favorevole. Poniamolo in votazione. Sì. Allora, vicepresidente. Favorevole. Consigliere Chinnici. Favorevole. Consigliere Arrini. Favorevole. Consigliere Ferrandelli. Favorevole. Consigliere Forello. Consigliere Forello? Forse non ci sa. Consigliere Forello? Allora, il consigliere Forello evidentemente forse è già andato via. Allora viene approvata all'unanimità dei presenti. Possiamo chiudere, presidente, se vuole. Sì. Sono le 10:59, interrompiamo la registrazione.